Benvenuti sulla bella segna laterale. Sul tubo italiano. Con il dottor Meg. E il signor Rune. E ritorniamo in quell'atmosfera umidizza delle foglie in un nuovo episodio di Evolen 2. Orbene, il signor Rune adesso tornerà a fare la parte che ti si dice avere una parte platform. Sì. Sembra che in effetti ci sia. Non possiamo usare una collectible star per... Sarebbe stato bello, purtroppo. Ah, veramente. Vabbè, dai. Va bene. Va bene. Ok, sono abbastanza schifito di questa cosa. Ma perché? Non mi è piaciuto il modo in cui hanno... Questo è il mio tesoro, prego non toccare. Mr. Badwell. Ah. Ok, bravo. Gli abbiamo ricevuto i soldi, stronzo. Merda. Tutto il mare viene per nuocere a te, stronzo. Merdone. Siamo fuori. Liberi alla fine. Quindi Link, cosa facciamo ora? Kill Bello assist. Dica lei, vada lei signor. Andiamo a mangiare. Non sono sicura che sia il momento giusto per... Non pensi che abbiamo di meglio da fare? Quindi che dici? L'avevo già detto io, a dire il vero. Scegliamo Ciaccia. Andiamo a casa. No. Non ho nulla contro di lui. Ma sembra pericoloso. Cerchiamo Magilit. Ah, certo. Ecco. Un'idea eccellente. Sei una puttana. Sei una gran puttana. Non so esattamente come finirà. Ma in qualche modo sono connessi con il Magilit. Se ne troviamo uno, forse potremo tornare a casa. Ah, dobbiamo sbrigarci. Mio padre si preoccuperà, ma ti rendi conto che è più viaggiato nel tempo, quindi potresti viaggiare anche un secondo prima di finire il Magilit, quindi non ci sarebbero problemi. Comunque. Pensando, no. Visto che i Magilit rendono possibile il viaggio nel tempo. Noi non siamo ancora nati. Lui non è ancora nato. Se rientriamo prima di lasciarci. Andati via. Pensare in quattro dimensioni mi fa male il cervello. Perfetto. Non capisco le vostre preoccupazioni, il vostro discorso, ma se cercate un Magilit, lo troverete uno a nord dell'accampamento di mio padre. Oh, esatto. Veramente? Davvero. Hai sentito, Link? Questo è il nostro biglietto per casa. Oh, Cristo beato! Verremo con te. Hai visto che dovevamo seguire Ciaccia a testa di cazzo? Puttana, sei solo una gran puttana. Io sempre ho detto fin dall'inizio che dovevamo seguire Ciaccia. Il piacere è mio, Miss Zelda. Ad ogni modo, non so come faremo a raggiungere il campo di mio padre. Disarmati. Se le voci sono vere, il campo di... Il ponte Mayen è stato preso dall'impero. Ma d'altronde... Noi potremmo attraversarlo se... andiamo in ordine intanto. E decideremo strada facendo. La tua forza sarà di grande uso, Solid Snail. Andiamo.
Cosa? Ah, beh, le mura. Ok. Questa cosa è? Sira! Ah, Sira era quella che... Cosa? Era la società che... Era il posto dove c'erano i battelli che venivano attaccati dai pirati. Ah, giusto. Che cazzo è questa? Sogno che un giorno il mio principe mi porterà via su... Un mio principe azzurro mi porterà via su uno stallone bianco. Già! Yeah. Potresti essere tu. Da come appari non credo che Link sarà sia quello giusto. E questo qui che pesca? Qualche pirata si sono messi sulla vicino all'isola. Sarebbe bello essere un pirata. Deve essere bello essere un pirata, viaggiare per i mari e andare ovunque ti porti il vento. Oh, se fossi più giovane di qualche anno. Non se ne frega niente. Questo è lì che fa. Probabilmente questo qui si sbloccherà una volta che facciamo altro. Qui c'erano le montagne che avevamo già visitato, giusto? Clearing, quello è l'accampamento da dove arrivavamo. E Mayan Bridge. Ok, c'è Dagorland, sono le pianure di Dagorland. Poi c'è Demonia. Poi c'è Demonia, poi invece c'è Eto, invece c'è Città di Siena. La città di Siena. Che non ha il porto, quindi capisci che è una stronzata. Non può essere la bella Genova, se non ha il porto. Ma è nel passato, dopo è arrivato il porto. Dopo il porto è arrivato. Questa Genova arborless non ci piace. Assolutamente. Ah! Ciccio Spruzzo qua cosa dice? L'impero ha disposto delle truppe in territorio nemico. Sì. Okay. Così i civili non hanno il permesso di passare a questo punto. E si avvicina tutti, stronzi. Proviamo a parlare con le guardie, vediamo cosa ci dicono. Non mi sento molto sicuro. Tra i demoni a nord e quella grande... E quella grossa pietra che è quel grosso macigno che potrebbe cadere. Sinistra. Potrebbe, lo usi il colpo forte con Ciaccia e provi a... Ma dov'è il macigno a sinistra? Sì, è la sinistra sua, quindi la nostra destra. Ah, vuoi questo. Provi a fare il colpo forte con Ciaccia. Attenzione! Il masso sta per frenare da questa parte. Veloce Link, facciamo presto con il solito. Cazzo era un super tele? Però ci siamo tagliati la strada alle spalle. Sì. Quindi sarà bene che questa sia la strada giusta. Qua c'è un blob dietro. Perfetto. Ok. Altra erba da tagliare. Bello tagliare l'erba nei giochi. Ah, ci sono quei due alberi strani lì, per immagino che sia. La e foresta. C'è il pontile a nord. Sì. Andiamo a vedere anche il pontile a nord, dove porta. Porta un pontile a nord, Non l'avremmo mai creduto. Niente, non porta assolutamente nessuna parte. Però vedo che la mappa è molto grossa. Quindi c'è tanta roba, però è anche molto vuota, quindi... Non abbiamo visto quell'accampamento lì, signor? Come no? Clearance, come no? E dove c'era la città, il villaggino? Non credo che fosse sempre il medesimo. Brrr, questo posto mi dà i brividi. Non vorrei spendere... Non vorrei passare le mie vacanze qui. Questa è quella che chiamiamo foresta... Maledetta. Perfetto. Infestata. Maledetta? Sì, maledetta. Odio i fantasmi. Non lo sai che i fantasmi non esistono, signorina Angella. Avete sentito? Link, proteggimi! Ah, adesso Link, proteggimi, puttana! Solid Snail, proteggici.
Fortuna che non esistevano. Adesso farò una summon. Non siete i benvenuti qui. Il maestro Yatai ci ha detto di non lasciarvi passare. Tornate indietro, morirete. Ma tua sorella morirà. Ah, potevano attaccarci. Adesso che erano in 6, ci attaccheranno uno alla volta, va bene. Torniamo indietro, vogliamo? Ci deve essere un altro modo di raggiungere l'accampamento di mio padre. Alla fine lo spero. No! Prima di tutto questi fantasmi non sembravano così fighi, così tosti. E in secondo luogo Link e io siamo veramente in ritardo nel tornare a casa. Quindi sei con me, Link? O dovrei andare avanti? No, dovremmo andare avanti. Ah, ok. Sì, assolutamente. Bene. Dopo di voi, in ogni caso. Madonna, che cagasotto. Penso che abbiamo trovato il suo punto debole, Link. Oh, che cazzo. Usi i colpi forti. Sì, perché questi sono maledettamente pesanti. Minchia! Vuoi guardare su se c'era qualcosa? No, su a nord della piana. No, ok, perfetto. Che colonna sonora, ragazzi, molto accattivante. Incalzantissimo. E niente, proseguiamo. No, merda. Qua penso che sia... Ah! Penso che sia nebbia. Sì. No, è lo smog di Genova che se esplode. I venti lo portano a nord. È lo smog di Torino, in realtà. Perché siamo già... Siamo in Piemonte! Gli zombie così forti, ragazzi. Qui praticamente è il blob, è il fart blob. Esatto. Vita. Siamo solo di cosa che mi fa molto piacere comunque. Dov'è? Che cazzo è quel robo lì? Quello è slot. Qual è grosso? Le grand. Bene. Molto bene, abbiamo salvato. Guardate, signorone, come avventuroso il signor Bulli. Ha visto? Lapide! Oh, porca merda! Non c'è modo di uscire da qui. Ah, lui diventa visibile solo in un primo momento. Stronzo. Figlio della merda. Preso. Può usare anche il super colpo della vita della morte. Tomo. No, vabbè, ma dove me l'ha tirato? Faccio dello stronzo. E niente, proseguiamo. La faccia di merda. Ma perché non usa i colpi forti se non lui si è piano? No, lei vuole... Ho visto che sono poco efficienti. Lo usa così a brutto muso. Pensavo di colpirlo anche in forma di vaso da notte, invece. Invece no. Qui quanti ce ne saranno di maledetti? E porca troia! Cosa cazzo? Ah, ok. E vada, signor Lunis. Faccia di merda. Niente. Vado all'editore. Continua. Yes, of course. Ha capito il gioco di parole. Of course. Ma direi quasi quasi che non è il caso di... Se lei non colpisce le lapidi, penso che i fantasmi non vengano fuori, lo sa? Ho questo sentore. Di cosa stiamo parlando? Però potrei anche sbagliarmi in maniera orribile, No, ho sbagliato. Non so come. Ho
è l'emozione, l'emozione assolutamente. Oh, volevo fare un passo indietro per sparare, ho fatto un passo indietro ma non mi sono girato. Qua c'è un sacco di erba da epurare. Perfetto. Vadi, dottore, I love the tiger. Molto bene. Ok. Ah, forse bisogna... no. Sì, quindi quando c'è il fratello bisogna per forza... Peccato. Occhio, dottore. Ah, ho capito. Ah, ho capito finalmente la dinamica del fantastino. Che è un faccia di merda e lei è solo morto, però. Esattamente come in Mario quando lo guardiamo. Fai il culo. Guardate, signor Lune, ha trovato un punto focale. Forte di merda. Grande signor Lune, veramente. Qui però secondo me il signor Lune va avanti, quindi. Ah no, c'è la cassa, quindi. Ah, deve fare tutto quanto il giro. Provi ad andare su. Questa poi è una stella, ripeto, che andrebbero fatte delle. Merda! Prima che io non so dove siamo. Va bene la green group. Credo che lì non posso andarci. No, lì no. No. Ah, forse di qua? Sì. Colpisca, faccia qualcosa. Attenzione, attenzione. Guardatelo, signor Lune. Oh merda, aggiungerei. Così proprio. Ma allora ci si poteva passare di qua. Merda. Però, signor Lune, non vorrei che se non li facciamo fuori prima, vengano fuori dopo. Altrimenti non avrebbe avuto senso. Ok, l'ho ucciso. Eventualmente non può tornare anche indietro. Oh, che palle. Allora, di qua. Qua lassù non penso si possa andare. Ok, lì non c'è. A destra. Ok, volevo uccidere anche quello che aveva lanciato indietro prima. Chi è? Quello quello che abbiamo fatto. Ma io penso che quello ce l'abbia dato per buono. È sicuro? No, assolutamente sicuro di niente, però è lecito aspettarsi ciò. E perché vorrei... Oh! E cosa dice dottore? Ci fermiamo qui? Sì, direi che abbiamo trovato un checkpoint, è un buon momento per fermarsi. Perfetto, speriamo che questo spettrale episodio vi sia piaciuto. Vi invitiamo pertanto a commentare e scrivere se ancora non l'avete fatto. A fare come sempre tanto l'amore, ma non nei cimiteri, che magari potrebbe essere pericoloso. Esatto, anche se Emily piace. A chi? Emily, Big Bang Theory. Ah, ok, questa l'ha detto lei. Questa è una cosa, una chicchetta così. E noi ci vediamo sempre soltanto su Oblessi nel canale su YouTube italiano. Il canale delle pietre tombali, tra l'altro. Ciao! Ciao! Tutti su Oblessi, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg comunque. Il dottore! Comunque sì, cioè me l'ha detto mia madre, cioè è una fonte, ah, beh. È una fonte, cioè.